tutto a nero. Sì, tutto a nero. Sai che ti posso chiedere per lavorare anch'io con il volantinaggio? Devi passare lì al centro sociale e chiedere. Come si chiama il centro sociale? La strada, sta per Matera, sono per Che tu sappia, c'è ancora possibilità di seguire Matera. Sì, so che cioè, cercano, perché noi siamo sotto campagna, quindi insomma, cercano, non l'altro giornale? 10 euro a 3 ore 10 euro, a nero. sì. I ragazzi del centro sociale La Strada, che occupano abusivamente da anni un edificio di proprietà della Regione Lazio, lavorano per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Un paradosso. Vengono pagati in nero per fare la campagna elettorale in favore di Nicola Zingaretti. Andiamo all'interno del centro sociale La Strada e cerchiamo di capire qualcosa in più, fingendo di voler lavorare anche noi come addetti al volantinaggio per Zingaretti. Incontrato un ragazzo che distribuiva i volantini di Zingaretti e siccome ho bisogno di lavorare, gli ho chiesto scusa, ma chi è che ti fa distribuire? Così vado pure io che magari guadagno qualcosa. E lui mi ha detto guarda vai alla strada se c'è la possibilità. Questo lavoro è già stato condiviso, è già partito da un paio di settimane. Perché è l'ultima settimana adesso, so che l'hanno già segnato questa roba. Sono divisi alcuni di qua sicuramente e il volantinaggio per varie Tu mi hai zone. detto che da qui lo facevo per la strada. No, certo, stiamo organizzando noi questa cosa, ma almeno 2 settimane. Ma solo con Zingaretti, non è che c'è qualcos'altro che posso magari cercare di... Ah sì, sta roba noi sicuramente non Zingaretti perché non sa più neanche chi vive, però noi lo conosciamo, abbiamo lavorato, quindi lavoriamo. In generale lo dovrebbe Ma altri lavori del genere, tipo, capito? capitano a ridosso delle elezioni di solito, quindi ma Ma pagano bene. molto vale comunque dei Tu fai parte del centro, sai, sei i volantini. Volantini di Zingaretti, dico, capito? Perché a me serve un lavoro. Sai quanto pagano più o meno? 3 ore pomeriggio e 3 ore la mattina. Questo solo per Zingaretti. È Zingaretti che paga allora. È tutto a nero però, eh? Non è che devo dichiarare qualcosa. Tutto confermato, i ragazzi del centro sociale La Strada spiegano anche di aver già lavorato in passato per Zingaretti. E per questo Zingaretti va bene per loro. Ma tutto questo è lecito? Come se il proprietario di un appartamento premiasse i suoi occupanti abusivi offrendo loro anche un lavoro. E a proposito di lavoro, proprio il presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo programma elettorale, in primis parla proprio di lavoro. Speriamo che intenda un lavoro non in nero come quello che fanno i ragazzi per lui, per il volantinaggio in fase di campagna elettorale.